accettato un carico di tritolo. Forse era per voi. Voi non vi potete muovere di qui. Ma il carcere dov'è? E qui è tutto carcere, tutta l'isola. Io non capisco perché non ci mandano le carte. Massima segretezza. Guardati a vista e ci andiamo a fare una bella gita a mare. Ma c'è un mare stupendo qua. E i ragazzi, la famiglia. Vai. La famiglia ce l'hai pure tu, mi pare. Ma tu come te le immagini? Al momento preciso, che ora ci sei e un attimo dopo non ci sei più. Lo aspettiamo da tutta la vita, no? Ma il nichilista sei tu. Sei tu che non credi nell'uomo. Nichilista esagerato. Siciliano. A proposito del cinema italiano, ecco la nostra prima selezione dei film italiani da non perdere nel 2016. Il primo titolo è Fuoco a mare di Gianfranco Rosi, che si è già aggiudicato l'Orso d'Oro alla Berlinale di quest'anno. Un altro film italiano che ha trionfato alla Berlinale è un documentario girato nel corso di un anno e mezzo a Lampedusa, che parla dell'immigrazione, ma soprattutto è dedicato a coloro che non sono mai arrivati sull'isola e alla gente che da anni apre il suo cuore e aiuta chi arriva. Da non perdere il primo vero cinecomic moderno mai girato in Italia. Lo chiamavano Gigrobò, presentato alla Festa del Cinema di Roma e poi anche a Luca Comics and Games. L'opera prima di Gabriele Mainetti è una perfetta origin story di un supereroe tra il plausibile e il totalmente fantastico, ambientato in una Roma credibilissima e metropolitana. Un altro genere abbastanza nuovo al recente cinema italiano è un film di corse automobilistiche. Quest'anno arriva nelle sale Veloce come il vento, diretto da Matteo Rovere e con Stefano Accorsi come coprotagonista. Beh, voi direte che non sarà sicuramente all'altezza di Fast and Furious e che il genere è un po' riservato alle produzioni americane. Però le prime immagini sembrano confermare il contrario e lasciano una scintilla di speranza, dai. Per quanto invece riguarda la tradizionale commedia italiana, dopo Benvenuti al Sud e al Nord, torna Luca Miniero con Non c'è più religione, con Claudio Bisio. Questa volta si parlerà appunto di religione e il film sarà ambientato in una piccola isola del Mediterraneo. La causa delle controversie tra le diverse comunità religiose è l'allestimento del presepe in occasione del Natale. Non trovando un bambino adatto a rivestire il ruolo del piccolo Gesù, la comunità cattolica si troverà costretta a chiedere aiuto a musulmani e buddisti, con esiti imprevisti. Tieni, pure la rima. Allora, che dite? Vi ispirano questi film? Fatemi sapere quali vorreste vedere e noi ci rivediamo prestissimo con altri video e novità.